Allora, buonasera, benvenuti a tutti al Determina il tuo cammino al salotto digitale dove andiamo a valutare stasera eh, e con, contribuendo, quindi sarà più una, una forma di dibattito, contribuendo insieme a quali sono gli aspetti dell'autodeterminazione da comprendere prima di iniziare un percorso di autodeterminazione. Ok, questi sono secondo me gli aspetti fondanti per un ottimo risultato. Intanto posso dirvi una cosa. Ultimamente ho conosciuto alcune persone, ma proprio pochi giorni fa, ho conosciuto alcune persone, no, non faccio noi, non è corretto, ma è uguale per tutti i posti, diciamo così, per tutti quelli che divulgono l'autodeterminazione, la sovranità. O la polidia è uguale per tutti, d'accordo? Non c'è una differenza, anche ancora perché non c'è una materia che ci consente di capire esattamente come ci dobbiamo comportare. Stiamo andando un pochino tutti a tastoni avanti. Qualcuno ha dei successi in determinate occasioni, qualcuno nella stessa materia, nella stessa problematica non riceve un successo qualcuno gli viene portata via la casa, qualcuno gli vengono allontanati i figli, qualcuno riesce a determinare anche i figli. Quindi come notate c'è una, una variegata situazione anche nella stessa identica situazione proposta. Intanto io incomincerei con le realtà che conosciamo tutti. Esistono... Io penso che esistano tre grandi filoni in Italia che propongono quella che è l'autodeterminazione. Sono persone conosciute, ognuna sicuramente ha un suo scopo personale, questo, eh, questo si percepisce. Non c'è solo la volontà di trasferire eh, una possibilità di liberarsi dal sistema che non, non è neanche questo, non è un termine corretto. Quando io mi descrivo come la persona che si vuole liberare dal sistema, sto entrando in contrapposizione al sistema. Nel momento in cui entro in contrapposizione al sistema, sono in guerra. Se sono in guerra è un danno che mi faccio a me stesso. Di fronte non ho la muraglia cinese, ho 70 muraglie cinese che devo attraversare con un martello. Ok? È questa. È questo, noi, noi cerchiamo attraverso un foglio di far valere qualche cosa e dall'altra parte abbiamo una struttura che è millenaria. Quindi dobbiamo anche porci prima questa domanda: come io posso far sì di trovarmi in una situazione che è comoda anche per me, rimanendo contestualizzato in questo sistema? Senza farmi schiacciare o annientare, perché questa è la situazione. Quindi queste persone che, con cui ho avuto il piacere di parlare per altre cose, ma il dispiacere di sentire, erano state portate via i capannoni e la casa. Ok? Perché a seconda con chi applichi i documenti, non c'è via di scampo. Non c'è via di scampo. Ok? Non so se avete sentito l'altra sera chi era presente, è stato comunicato che, era la, che, che qualcuno ave, era riuscito a farsi togliere il, il mutuo e si voleva appunto avere anche l'informazione di chi fosse in modo da poterlo sentire e capire qual era stato il metodo che è utilizzato per poi finalmente poter divulgare qualcosa che abbia una consistenza perché per adesso di consistenze non ce n'è, se non quella persona che decide di impegnarsi nello studio. Ma impegnandosi nello studio che cosa succede? Diventa informato su quelli che sono i codici civili e penali. E lì riesce a valutare qualcosa di interessante e riesce a non far altro che applicare le leggi, perché le leggi già ci tutelano, l'unica cosa che ogni tanto lo Stato stesso se ne scorda. Se ne scorda e, eh, e sembra quasi che arrivi in sopruso. Okay? Ma noi cosa facciamo? Non sapendo come utilizzare, come difenderci, eh, o soccombiamo oppure cerchiamo di fare delle azioni che purtroppo a volte peggiorano la situazione stessa. Quindi cosa succede? Riprendendo queste tre grandi linee, dal mio punto di vista hanno una comunicazione che inizialmente può essere interessante. Il primo approccio ti spiego, i tre papi, Bonifacio ottavo, il certificato, tutte queste belle cosine, d'accordo, ma poi possiamo entrare nella sostanza, ma poi possiamo comprendere, io non posso, io dopo aver sentito Bonifacio ottavo. Dopo essermi rigirato tutta la notte nel letto dal, dal tormento di questa situazione, dal fatto che sul mio certificato di nascita non ci sono i miei genitori, ma ci sono degli estranei, e che sono andato a finire in mano dello Stato, o che sono diventato un soggetto giuridico, e mi sono rivoltato e mi ha detto: non posso pensare la mattina, adesso mi alzo, scarico i documenti, glieli, mando. O se no, ancora meglio, chiamo il mio amico, la mia amica, me li faccio compilare immediatamente. Allora, quella è, pura, quella è la follia. Durante queste spiegazioni, di Ponifaggio Ottavo, la storiellina che ci piace tanto, che attira tantissimo le persone, perché è quello che attira. Non sono i documenti e come si sviluppa e che cosa c'è da sapere, ma attira la storiellina. Siamo incantati da questo fascino della storiellina, tutti quanti, io per primo. Io, per esempio, ho sentito e mi ha incuriosito Barbara Banco di questa comunicazione che non conoscevo, ho detto, ma l'altro E poi ho provato ad approfondire gli argomenti e ho visto sempre più più andavo a fondo nell'argomento e più mi allontanavo dall'azione che dovevo fare, cioè sentivo proprio che c'era qualche cosa di incoerenza in quello che, andavo, quello che mi veniva consider consigliato di andare a. Studiare. e c'era una forse una forte discrepanza no che cosa succede quindi ora il messaggio che arriva da tutte queste realtà e da tutte queste sottorealtà che abbiamo avuto occasione di avere anche qui sui canali in determinato cammino perché poi cosa succede allora a me non mi piace più come la spiega il il titolare di quella linea di pensiero ah io ne faccio una per conto mio perché ritengo come la faccio io non la fa nessuno e questa comunicazione sia quella più corretta ed è e guardate che studiano queste persone in una maniera incredibile giorno io conosco delle persone che giorno e notte sono a studiare effettivamente poi non gli puoi dire niente sono mostri sacri proprio sul codice sulla Costituzione, sulle leggi che ci sono in essere e quello a loro porta un grandissimo vantaggio, solo che va replicato sulle persone. Ogni singolo individuo che fa l'autodeterminazione personale, non di gruppo, okay, ha necessità di fare lo stesso percorso, altrimenti non arriva alla stessa soluzione. Non sa quale strumento utilizzare al momento opportuno. Non possiamo pensare di andare a chiedere agli ideatori di questo nuovo gruppo, dei gruppi eh, riconosciuti, senti ma e adesso eh, io ti devo spedire la mail? No, perché non mi hanno risposto. Cioè tutte queste situazioni che sono banali, no? Le deve, le, uno le deve conoscere prima di affrontare il suo percorso. <ride> e allora arriviamo al nocciolo della questione, il percorso: quando è che si può essere. Quando è che si può iniziare a fare un percorso di autodeterminati? Ok? Quando si è al punto zero. Che cosa significa il punto zero? Il punto zero è quel pacchetto di informazioni che devo avere integrato dentro di me che mi consente di affrontare il concetto di autodeterminazione. Quindi, intanto, devo avere già compreso cos'è la, la, la Costituzione come è stato, tanti di noi non sanno come è formato un parlamento, come vengono sviluppate le leggi, come vengono emanate, quali sono i livelli di una, di una legge, di CM che era diventata una legge e che invece è un sottomultiplo del comune di quella che è un'informazione comunale. Cioè, Tutte queste situazioni, se non sono ben integrate nella persona prima di iniziare il percorso, sono un aggravio sulle finalità. Sono veramente impattanti in maniera negativa. Allora, cosa si deve fare? Io devo conoscere prima di iniziare l'autodeterminazione, prima di approfondire, io devo ho sentito la prima informazione, lo, veramente la storia, no? La prima storia mi ha colpito, ma adesso io devo comprendere Comprendere perché questa storia che mi è stata detta potrebbe essere vera, ma non attraverso l'aiuto di altre persone, esclusivamente attraverso la mia ricerca. Quando qualcuno, scusatemi eh, se, se sono diretto, ma a volte ci vuole, ma nella nostra semplicità, quando qualcuno mi dice Roby, ma dov'è il link? Ma come dov'è il link? Ma come dov'è la password? È lì. È lì, è sempre lì, non è mai. Non, prima di tutto, non è cioè è cambiata. Sì, ce n'era una poco prima che aveva un codice numerico, adesso ultimamente ha il codice valore, ma è sempre stata lì attaccata. È come le chiavi quando usciamo di casa che le attacchiamo alla portachiavi, è sempre stata lì. È fissata in alto. Quando qualcuno mi dice mi passi il link, io dico: Ma cosa devo passare? Scusa, E lì, cioè, mi eh, rimango basito. Allora. Se, questo non è, se una persona non riesce a fare questo, ma vi potete immaginare se riesce a mettersi davanti a un'aula di tribunale, e questa è la condizione peggiore, e esporre la sua autodeterminazione. Questa è pura follia. Adesso chiedono agli autodeterminati che sono qui, ma chi è pronto domani mattina a essere davanti a un giudice a un, in un'aula di tribunale senza l'avvocato? E dire mi difendo da solo per questo motivo, ecco Roberto, stiamo... ci sono. <ride> Apposta l'altra volta quando c'erano anche i due avvocati che non ho avuto il piacere di riuscire a mh, intervenire quando erano nella Zoom di Barbara Banco. Allora, qui non c'è secondo me la tua determinazione sono intervenuto e mi fa tanto piacere essere qui con te, con voi. Oggi. Grazie Paolo per Proprio per questo, perché sicuramente quello che hai detto è tutto tutto vero. Eh, L'unica cosa non vera è che la Costituzione parte da uno Stato che sta in frode aborigine, cioè ecco. attenzione, perché questo è molto importante al di là dell'autodeterminazione. Perché quando si dice come facciamo noi a difenderci, in realtà chi si deve difendere è lo Stato, perché commette una frode nel momento della nascita, e questo penso lo sappiamo tutti. Quindi, quello che noi dobbiamo fare, secondo me, se vogliamo fare un passettino oltre la difensiva dell'avvocato che sta nel sistema e quindi anche lui come Barbara Banco Giancarlo Diamat e tutti quanti ha i suoi interessi e tu mi insegni che dove c'è un mercato nuovo che è questo gli avvocati sono pronti ad entrare soprattutto con gente che nella propria responsabilità non ha, come hai detto prima, studiato notte e giorno, ma si è messa in mano a gente che faceva conferenze. Quindi io su questo sono d'accordo con te. Quello che non sono d'accordo è la conoscenza delle leggi, che non sono leggi, ma sono norme. Attenzione, c'è una grande differenza tra leggi e norme di uno Stato corrotto dall'inizio. Quindi tutti i nostri contratti, tutti i nostri mutui, tutti i nostri... Eh, la nostra vita è dall'inizio in frode da parte dello stato e ve lo dico perché sia io che gio che sta qui insieme a noi oggi abbiamo avuto delle esperienze positive ma per avere delle esperienze positive prima cosa serve la conoscenza e il saper parlare quindi la sicurezza sicuramente serve la possibilità di fare delle esperienze tutti insieme perché fino a che noi non avremo un esercito nostro al di là dell'autodeterminazione lo Stato agisce in frode dall'inizio e agisce con violenza in seguito, e non bastano gli avvocati, perché il mutuo di cui hai parlato prima, anche quello è in frode. Perché il mutuo, se uno si va a leggere che cos'è, è semplicemente un prestito e la banca, se vogliamo parlare di legge e diritto positivo, non presta nient'altro che numeri. Quindi il mutuo nel contratto del mutuo c'è scritto che tu devi restituire quello che ti è stato dato e te ti, è stato dat ti sono stati dati solamente numeri su un computer quindi lì si apre poi un altro settore che gli avvocati questo naturalmente non ce lo spiegano io l'altra volta mi sarebbe fatto ma sicuramente ci saranno altre occasioni in cui ci sarà sia Paolo che tutti e due gli avvocati che c'erano l'altra volta Paola e Paolo credo Sordini eh, mi dovrebbero spiegare la motivazione per cui loro, conoscendo la frode del nome legale, non la denunciano. Noi siamo stati insieme a Giola ieri in Zoom con Jean Paul, quello che stanno cercando di fare anche col Comicost, e questo ti chiedevo questa sera, è di cercare una collaborazione con degli altri avvocati che si mettano però, veramente a disposizione dell'umanità e degli individui, non delle persone. Degli individui, che è un'altra cosa, perché nel diritto ogni parola ha un suo peso ben specifico. Quindi, nel momento in cui ci si dice anche tramite te, e io sono felicissimo di partecipare, perché va portata a conoscenza la frode del nome legale più individui possibili. perché solo avendo la consapevolezza e la coscienza che è tutto in frode, ab origine viene creato questo soggetto giuridico senza il nostro consenso, quindi tutto quello che viene dopo è in frodi perché gli avvocati non lo denunciano grazie paolo ma mi ha fa fatto capire che non ho fatto la premessa allora nessuno contesta tutta questa verità la conosciamo tutti quanti facciamo una cosa paolo perché se no deviamo dalla comunicazione se rimaniamo in un contesto di comunicazione la premessa è stata chiara quello che si vuole portare oggi a conoscenza è che cosa deve sapere la persona prima di iniziare un percorso di autodeterminazione fondamentale per il percorso. Poi tutto il resto, purtroppo, ce n'è tanto. No, il mio problema, è, io sono intervenuto. Ognuno di noi ha un sentito, problema, ci deve essere Possiamo qualcuno. Se dobbiamo risolvere che il aiutare. problema di tutti, dobbiamo no, cercare no, no, di no. dare una linearità Chieto, nella devo, Se lo devono risolvere, ognuno di noi si deve risolvere il proprio di problema, deve studiare. Perché se ci mettiamo davanti certo. e in mano a degli avvocati, stiamo facendo la stessa cosa che se ci mettiamo in mano a Giancarlo Di Dia, Matta, Barbara Banco. È uguale. L'avvocato lavora in un sistema di diritto commerciale. Tutto il nostro sistema giuridico è basato sull'UCC. Questo è poco ma okay, sì, però, però Paolo, adesso sì. mi stai parlando di UCC e stiamo ancora parlando dell'inizio, i primordi di che cosa deve sapere una persona prima di iniziare a fare l'autodeterminazione. Ma posso, sto in silenzio? Vogliamo, no, vogliamo semmai vogliamo andargli a dare insieme perché mi fa piacere, ma vogliamo dargli prima questo istradamento perché siamo già andati troppo avanti, no? No, io sono intervenuto solo perché ho sentito beh, aiutiamo la gente, la gente si deve aiutare da sola, nel senso che noi gli diamo delle informazioni, ma poi sono loro che devono andare a verificare, a studiare e a saper parlare. Se ci mettiamo di nuovo in mano a qualcun altro, è finito il gioco, lì arriva il TSO subito, sicuramente Perfetto. per tutti anche noi. Siamo d'accordissimo, siamo d'accordissimo, la gente va aiutata nella conoscenza, diciamo così, deve essere indirizzata e poi ognuno di noi deve sapere fare la sua bella ricerca. Questa quest azione che per molti è complessa e difficile, la ricerca, okay, Deve essere integrata proprio nel primo step. Allora, ho acquisito attraverso un'informazione nuova per me che c'è qualche cosa che mi risuona e ho trovato dei punti oscuri, mi ha attivato dei campanelli. Perfetto, in quel momento preciso, dopo una prima lettura, che a volte dura anche dei mesi per alcune persone, ma penso un po' per tutti, si devono fare delle azioni. E sono proprio connesse, Paolo, a quello che dici te, alla conoscenza. Io devo, io devo come inizio prima dell'autodeterminazione, quindi c'è un punto zero a cui bisogna arrivare per iniziare con l'autodeterminazione, io devo. Per forza fare delle azioni che mi portano a una consapevolezza, ok? Quindi c'è tutto un percorso che deve essere svolto prima. Tutti quelli che rientrano, invece saltano il passaggio, si buttano nella mischia, dopo 15 giorni hanno già fatto i documenti, rischiano, non è detto che gli succeda qualcosa, rischiano. Okay? In quel momento lì c'è un forte rischio, mi metto in difficoltà da solo, perché purtroppo non ho la preparazione necessaria per affrontare qualsiasi cosa. Poi ognuno nel mondo dell'autodeterminazione dice la sua per tantissime cose. Allora, questa non linearità crea due cose fondamentalmente: la mancanza di conoscenza reale e un disorientamento. Ok? perché cosa faccio allora? Prova a dire, provo a fare quello che mi dice lui perché gli ha funzionato o provo a fare quello che dice lui che nel suo, cosa, nel suo caso ha funzionato anche questo oppure c'è un'altra realtà, la materia dell'autodeterminazione oggi è proprio un percorso che si sta strutturando e molto probabilmente la stanno creando tutte quelle persone che si stanno esponendo ok le sentenze che arrivano sono purtroppo devo dire grazie a quelle persone che si sono esposte ma si sono esposte per tante volte non sempre tante volte inconsapevolmente perché se ti esponi consapevole allora sei già più preparato sai già cosa stai affrontando se ti esponi invece quando non ti sei preparato il rischio è molto grande e non puoi farti aiutare dall'amico o da quello più consapevole, assolutamente sei tu. Sei tu come figura che sta cercando di uscire fuori da un sistema dal quale si può tranquillamente uscire, attenzione. Si, abbiamo e però, e Purtroppo i casi sono di quella persona che si è fatta annullare il mutuo, con lo Stato diventa già più facile, con le banche diventa più difficile. Eh, quindi, quando abbiamo il contenzioso sullo Stato. Sembra che lascia passare di più e questo lascia passare attenzione non è mai confermato dallo Stato, raramente o meglio, perdonatemi la parola, non è sempre confermato dallo Stato. A volte arriva un ritorno da parte dei vigili della Polizia Municipale che dice: perfetto, allora la sua pratica è stata annullata. Ho, ho letto queste cose, ma tante volte c'è il silenzio. Il silenzio cosa implica? che il documento vale ancora per cinque anni in vita e sembra che sia ora eh, l'atteggiamento che stanno proponendo in tutta Italia: cioè lasciamoli fare. Fra cinque anni prima della prescrizione, ben riattiviamo. Si tratta solo di riattivare. Loro sono lì in attesa, loro... noi abbiamo la sofferenza del tempo ma lì non c'è nessuna sofferenza tanto noi moriamo di inedia non c'entra da loro lo sanno questo perché litigare con qualcuno che tanto ha vita breve cioè, chi ha strutturato questo questo volere molto grande ha strutturato duemila anni fa oggi oggi sta proseguendo ok perché c'è un iter che è stato ideato noi stiamo arrivando adesso noi siamo in nulla a confronto a questa realtà e Ovvio che vuoi parlare, sei una, sei dieci, sei cento, sei mille, non, non ti vedo, non ti sento, ok? La formichina, per oggi sono buono, ti lascio stare. E I mille, li lascio stare. Cos'è? Cos non ho un introito di eh, 600.000 euro da queste persone? Ma no, non fa niente, i soldi tanto me li faccio io. Ormai i soldi non servono a niente. Noi siamo ancora impelagati sul fatto che il soldo, eh, devono pagare devono fare il soldo lo fanno loro con lo stampino a casa direttamente ok quindi non è una questione di soldi è una questione di prevaricazione non è neanche il potere perché il potere è già assodato, i soldi il denaro è già assodato, eh, qualsiasi altra cosa è la proprio la, il piacere della prevaricazione non c'è nient'altro che possiamo andare a valutare per dargli una spiegazione logica ok e quindi cosa succede? Finché sono pochi, intanto gli altri, addirittura gli altri, anzi quei mille mi servono perché suscitano l'ilarità di tutti gli altri e si fanno anche beffare dagli altri, ok? Questa è la realtà dei fatti, quindi creano di nuovo la fazione, le due fazioni, spropositata in questo caso, ma molto utile al sistema perché il popolo è in lite. Io lancio il sasso, Dico che è stato quello di là e i due si menano. Ed è sempre stato così. E noi ci caschiamo tutte le sante volte. Lo stesso modo di atteggiarsi, non nell'autodeterminazione: avere c'è chi ha rabbia, rancore, eh, aggressivo, guerra, parole di violenza. Allora, questi elementi sono elementi che fanno comodo al sistema. Le, tutti quei canali che vedete dove si inizia, ah lo sapevo, io avete visto, avevo ragione, è successo questo, era ora che venisse fuori, sono tutti, fatti, sono tutti canali, eh, ingenuamente, che sono a favore del sistema. Il sistema vuole questo, vuole che la gente si scontri tra di loro. Lui sta sorridendo dall'alto e, e, e guarda, beato questi... Quattro pirla che si stanno menando su un'azione che è stata generata da lui. È questa la cosa triste. È questo che non arriviamo a comprendere. Perché su determinato cammino le, quelle che io ritengo cose folli non ci devono arrivare. Perché non sono utili a nessuno. Perché non è bello replicare qualcosa che qualcuno ha visto in altri canali, anche se positivo. No? Oggi è stato messo sul canale una cosa. Che di per sé è interessante, ok? Il fatto che gli scienziati stanno valutando che l'universo è un atomo. Certo, è tutto è possibile, ma perché pensavamo forse che non potesse essere così? Avevamo qualche dubbio, non abbiamo certezze e perché dobbiamo, non dobbiamo avere anche dei dubbi. Cioè, non c'è una sicurezza, ma mettere una comunicazione esterna purtroppo non ha valora il, la comunicazione all'interno di questo gruppo. In questo gruppo è bello poter sentire dire una persona: allora il mio punto di vista è questo, e lo supporto per questo motivo, questo motivo e questo motivo. Lì si vede la volontà del singolo di dare un importante contributo su quello che è stato il suo studio, e il suo studio può avere una valenza. 20 anni di studio, in cui abbiamo avuto delle persone eccezionali. Che si, forse a volte sono passate un po' in sordina perché mh, abbiamo, noi abbiamo la mia necessità è questa. Allora o si parla di questo o io non ci sono. L'errore più grande che si può fare? La tua necessità è quella? Sì, cerchiamo di andare a capire perché, ma nel frattempo tutte le altre cose le conosci. Quando si parla di Spiritualità, questa parola che a molti dà fastidio, la, tengono, la, la associano alla Chiesa, l'associano la ai quelli che pregano, ma perché non ci sono le stesse persone che ci sono nell'autodeterminazione, nelle riunioni dell'autodeterminazione, non ci sono anche in quelle della spiritualità. Ma lo sapete che cos'è? È questo. E nel momento in cui io ho un'idea di quello che è, senza sapere che cos'è, e mi dispiace ci devi stare, è proprio lì che ci devi stare, è lì che ne hai bisogno. E questa nostra superficialità si accumula con tutto il resto. Se io voglio avere autodeterminazione, o espando espando la capacità di acculturarmi, o se no, rimango in quel canale, in quel filone, e sarò limitato. Okay? Io, io definisco no, gli ingegneri come delle persone eccezionali che loro hanno dedicato la loro vita per sapere quella cosa. E lì io ho lavorato io ho avuto una società una cooperativa che era formata da me e quattro ingegneri. E guardate che erano il non plus ultra dell'ingegneria, erano meravigliosi, ma se andavi un millimetro fuori dalla loro conoscenza erano nel vuoto quantico proprio. Allora, l'individuo non deve cadere in questa trappola. Quello significa essere un ingranaggio, del, un ingranaggio perfetto del sistema, perfettamente oleato per fare quell'azione, nient'altro. I robot, sapete cosa fanno, no? Fanno proprio questo, una cosa ben fatta. Allora, se vogliamo essere autodeterminati, o iniziamo a espandere questa mente, aprendo la possibilità alle comunicazioni, o se no rimaniamo ingegneri, bravissimi ingegneri di autodeterminazione, che appena usciamo dal nostro seminato siamo nel paratro. E non vi consiglio di trovarvi nel paratro, fa, fa paura. Ok? Allora, quindi mi auguro che nelle conferenze successive illuminanti per tanti motivi ok sono veramente illuminanti vi posso garantire che chi segue anche per caso quelle quelle realtà sono per esempio legate all'olismo ok guardate guardate che bello vi faccio un esempio no l'olismo sembra sembra relegato a una cosa insomma un po per chi non c'è un cazzo da fare dal mattina alla sera ok eppure Oppure chi vive realmente, chi, chi sposa la sapienza dell'olismo, intanto ha una visione a 360 gradi su tutto, ed è presente stasera. La spiritualità, io li conosco queste persone, sono presenti stasera. Eppure dovrebbe essere un controsenso, no? Non è una cosa che mi interessa, invece sono presenti questa sera. E allora a, a, voi, a voi, a chi non ha avuto occasione, ma io vi do un consiglio, un consiglio vero dal cuore: di essere presenti in quelle situazioni. Perché vi permettono un arricchimento importante che vi tornerà utile qui su questo, su questo argomento. Ok? Vi tornerà fortemente utile. Adesso voglio rientrare invece nel senso dell'argomentazione. Dell Quindi, cosa succede? Noi dobbiamo arrivare a questo benedetto punto zero. Il punto zero è formato, è strutturato dalla conoscenza, che non ci può essere data da nessuno se non, se non poco su consiglio. Il consiglio significa: io non ti do la documentazione, perché anche la ricerca della documentazione porta alla conoscenza. Io non ti posso donare tutto, perché nel donarti tutto ti sto facendo un danno, il danno che tu non stai ricercando le soluzioni. Solo con la ricerca vera, senza, io ho una parola, devo sapere da quella parola poi autodeterminazione che cos'è. E io devo andare a leggermi io, tutto quello che è inerente all'autodeterminazione, la dudu, la, qualsiasi, qualsiasi cosa, la cedu, ok? Come, se, come è arrivata dentro il nostro ordinamento, cosa c'è lì dentro della dudu, quale fetta della dudu c'è e dove, dove è, perché poi nel nostro diritto positivo è tutto spezzettato, ho messo un pezzettino di qua, un pezzettino di là, c'è qualche cosa, ok? Camuffato bene, magari ti dicono hai diritto di questo ma solo se, e quindi non ho diritto di quello se non ho quest'altro, e quindi il nostro, il nostro diritto positivo è fuori. Ma ha anche, ha anche, per chi studia, dei tratti che consentono di uscire. E qui cosa succede? Ho bisogno di non essere ignorante nella materia. Okay? Ho proprio necessità di capire qual è quella strada che mi consente di arrivare da Abi a senza subire dei danni. E questo lo faccio prima. E lo faccio grazie alla mia personale, esclusiva ricerca. Basta una parola, autodeterminazione, e da lì mi devo aprire il mio mondo. A quel punto, quando ho definito quello che per me è importante, quello che per me è essenziale, quello che poi mi porta, perché poi arriverò nei canali. Eh, ci sono dei canali meravigliosi su Telegram, uno di una mia carissima amica di Kelly, eh? con oltre 1200 persone all'interno, ma vi posso garantire che di quelle 1200 due studiano, perché le conosco quasi tutte, ok? Lei ha messo a disposizione tutto il suo lavoro, certosino, creato con le mappe mentali per aiutare le persone a apprendere prima, colorato, disegnato, ha permesso anche di avere eh, queste mappe da colorare, quindi ognuno di noi si può creare la creatività e eh, rispecchiare una sua esigenza. Ma non sapete che non se lo scarica nessuno? E questa è la cosa triste. Quanti realmente come Paolo rebel che è qui che poi mi piacerebbe che esponesse il suo successo vero, ok? Quanti come queste figure e ce ne altre qua stasera veramente hanno la competenza. Perché come dicono in Italia ci sono 40.000 o passa autodeterminati, ma, ma non arriviamo a 100 che hanno una cognizione, eh? non arriviamo a 100 che possono partire per iniziare un percorso di autodeterminazione. E questo è il dramma, è il vero dramma, questo è il vero dramma, ok? Allora all'atto pratico, quindi ce n'è cento, sono quelli, non ce n'è altri. E quelli si sanno districare, non difendere, districare nelle situazioni che si vengono a creare. Queste situazioni ci sono, cosa succede? Come risponde la persona che ci sta controllando? Perché ne hai il diritto? Okay, è stato riconosciuto il diritto a lui di fare dei controlli, come risponde questa persona? Prima di tutto, non risponde attaccando, risponde mettendo nella condizione di quiete l'argomento. Okay? Io ho avuto il piacere di vivere situazioni in presenza perché ero in macchina e non c'è, ma io sono autodeterminato, questo è il mio documento, no, c'è proprio la volontà di mettere a proprio agio la persona che è lì questo è il primo intervento da fare dopodiché addirittura provare a portarlo dalla propria parte ma tu che facendo delle domande ma tu sei consapevole che io ho la possibilità di essere in questa condizione senza il vincolo di lo sai che ci sono delle leggi è ovvio che gli devo prospettare la legge gli faccio capire che non sono un pirla lo sapete cosa dicono immediatamente successiva a questa comunicazione ma lei è un avvocato? Questo dicono, ma lei è un avvocato? Perché si stanno prendendo paura. Ok? Perché loro non sono all'altezza, non sono preparati. Non sono stati preparati per questo. Non che non sono preparati, non sono stati preparati per questo. Ma questo cosa vuol dire? Che abbiamo fatto breccia. Poi sta a noi proseguire la comunicazione senza l'offesa, senza niente, cercando di fargli capire che è uno stato in opposizione. Guarda che tu, tu sai qual è la tua posizione, vero? Che se fai del male, se, se cerchi di difenderti prima che sei stato aggredito, tu hai finito la tua vita lavorativa, sarai sotto processo in eterno. Ok, questa è la sua situazione, lui lo sa, la vive tutti i santi giorni. Quindi andare anche a riconoscere il suo stato è, è stare dalla sua parte. Ma questi atteggiamenti avvengono se dentro noi, dentro il nostro buon cuore, non c'è l'ira. L'ira non ce l'hai nel momento in cui hai la conoscenza. L'ira si studia... È l'ira perché uno alza la voce? Perché ignorante. Eh? Io prima ho sbagliato, ho alzato la voce sono stato ignorante. Non era corretto. Okay? Stavo cercando solo di limitare la chiacchierata in quel senso perché si poteva troppo. Ma è uno sbaglio. Ci sono tanti altri metodi per poterlo fare nel modo migliore. L'ira deve andare via e va via solo ed esclusivamente quando siamo consapevoli, quando abbiamo imparato. Allora, se qua ci siamo e siamo consapevoli, bravi, bravi tutti. Ma chi non si sente pronto da queste riunioni non apprenderà mai niente se non tanta confusione. Perché se io appena vedrete, appena si aprono i microfoni, ognuno dirà la sua. E io ho questa esigenza, io ho questa esigenza, io di qua, io di là, questo mi è successo, questo non mi è successo, ma nel concreto non si dice nulla, si dicono tante cose. Addirittura si possono dire, si può dire la stessa cosa contrapposta come versione, perché è successo in due modi diversi. Quello che si voleva fare con il magistrato l'altra sera, l'avvocato e il presidente dell'associazione, era quello di in, in, instaurare una vera comunicazione che fosse replicabile attraverso quello che è successo perché la legge non tutela la legge se usata con parsimonia ci può aiutare ma non tutela perché la legge non l'abbiamo fatta noi la legge l'hanno sempre fatta le istituzioni la dudu è fatta dalle istituzioni l'ucc è fatto dalle istituzioni ma secondo voi si danno la zappa sui piedi secondo voi poi possiamo sì che puoi ok allora siccome è stata fatta non è stata fatta da noi ma è stata fatta dall'uomo e quando tu parli alle istituzioni questo è sempre per dare un'informazione anche a tutti quanti e che loro devono confutare ossia sempre con la calma gli si dice ma la legge chi l'ha fatta ma il denaro chi l'ha fatto? E non posso nient'altro che dire che l'ha fatto l'uomo. Quindi, detto questo, l'uomo è pregiuridico, prestatale e prepagato. È creditore dalla nascita, esclusivo. Se io ho parlato anche con i miei avvocati, ce l'ho anche dei molto bravi, e tutto quello che dico lo dico per cognizione di causa. E quello che sto dicendo adesso non è per contrapporre quello che stai dicendo, eh? ma per avere proprio un dibattito. Cioè sono d'accordo su quello che hai detto, che la maggior parte degli autodeterminati hanno dei grossi problemi, intanto prima hanno dei problemi finanziari e pensano purtroppo, come hai detto giustamente, di trovare nell'autodeterminazione la scialuppa. Ossia, invece che l'avvocato ho l'autodeterminazione, do in mano a qualcun altro la mia situazione che me la risolve questo è il più grande sbaglio. Però, detto questo, dobbiamo partire dal presupposto che l'uomo e il diritto naturale è sopra al diritto positivo, al diritto internazionale, all'UCC, a tutto. Bravo, sei arrivato a è... un punto fondamentale, okay. bravo, bravo. Se hai, noi partiamo detto parola, da questo di... hai detto la parola chiave. Ok, se noi partiamo da questo, questo presupposto, che è proprio il presupposto iniziale, poi tutti i percorsi di autodeterminazione vanno bene, non c'è nessun problema, però la conoscenza è la cosa importante. Nel momento in cui abbiamo questa di conoscenza, qualsiasi istituzione, qualsiasi facente funzione, qualsiasi casellante dell'autostrada, lui farà il suo lavoro e noi rigetteremo le sue proposte di contratto così come è previsto dal loro codice commerciale, ma sempre però sapendo che, questo è il mio punto di vista e le mie esperienze, che sull'uomo non hanno giurisdizione. Questo è, è ineccevibile sotto qualsiasi diritto. Ok, Basta, adesso, adesso ti voglio chiedere una cosa per avere io Dimmi. la conoscenza perché mi manca. Sì. L'aspetto che hai definito è fantastico, è quello, quello superiore, quello che la gente ha, è, fa, ha difficoltà capire, a capire e a prendere, che sono le leggi naturali. Allora, effettivamente il sistema sottostà alle leggi naturali. E non può forzare la mano con noi perché questo però rientra in un contesto un po' più complesso, no? Esatto. Allora, la complessità sta in questo. E mi auguro di non essere aggredito: esiste un karma, esistono. esistono Facciamo così. Questo è il mio, vi spiego, vi do l'informazione di come la vedo io. Noi siamo sicuramente eh, unanima. All'interno di, di un aspetto materiale, siamo spirituali e materiali e alloggiamo in un corpo per un totto di tempo. Perché dobbia, abbiamo un percorso da fare, un processo da sviluppare, perché poi sicuramente avremo la soluzione in qualche cosa, andremo in una parte animica, punto e bassa, dove la materia non serve, e lì effettivamente i problemi sono finiti. Diciamo che il nostro è un passaggio dove andiamo a depurare. Tutte, tutte quelle cose che non ci dobbiamo portare in quel luogo. Cosa succede? Io mi sono fatto la domanda perché non ci impongono, è facile, ci impong l'uomo, cioè, cioè la dittatura, bene, questa dittatura ti impone, punto e basta, lo fai perché l'ho deciso, ok? E l'avremmo fatto tutti, o se no il suicidio, eh? perché poi rimane questa alternativa, perché ti obbligano. Non ti obbligano perché vogliono il tuo consenso, ma perché vogliono il consenso? Perché all'atto pratico loro sanno, chi deve saperlo, ok? Sanno che non possono obbligare le persone, devono sottostare rigidamente alle pochissime leggi naturali, per le quali non c'è nessuno a cui rivolgersi. Perché, come hai detto tu, tutto il resto, pregiuridico, pre eh, le leggi naturali sono ataviche, esistono da sempre. Okay? non le ha fatte l'uomo e nessuno nessuno di noi su questo pianeta può avvalersi di, del riconoscimento del suo diritto perché non c'è nessuno che fa corrispondere le leggi naturali allora che cosa bisogna fare ed è vero paolo noi ci dobbiamo rifare le leggi naturali dobbiamo, dobbiamo studiare le leggi naturali e al momento opportuno, perché non lo posso fare con chi mi ferma per strada, perché le leggi naturali sono, sono una cosa impossibile da comprendere a quel livello, perché non c'è consapevolezza, non perché non c'è la capacità, non c'è solo consapevolezza. Ma quando arriveremo a livello giusto e si fanno presenti queste cose, allora sì che si scioglie tutto, perché dall'altra parte si sì, sa esattamente che non c'è, non c'è la possibilità di obbligare una persona a fare una cosa. La legge naturale parla chiaro. Puoi fare tutto quello che vuoi, ovunque tu voglia, purché rispetti i limiti degli altri. Non puoi danneggiare nessuno. Ma qui stiamo parlando veramente di un piano anche comunicativo per l'autodeterminazione elevato. È proprio questo. Sono d'accordo, sono d'accordo. Infatti, il problema è proprio questo. Il problema è però è semplicemente questo: cioè noi la portiamo in maniera molto difficile, così come ci pongono nella maniera molto difficile lo spread, la finanza e la schiavitù che è finanziaria la schiavitù, parliamoci chiaro: è solamente quella la schiavitù. Okay. Detto questo, per chi oggi è qui per le prime volte ad ascoltare con molto interesse, tanto di cappello, perché veramente è, è interessarsi di questa materia senza mh, avere dei pregiudizi. Molto difficile, certo. soprattutto per, per come ultimamente ci irridono. Ma quando ti irridono vuol dire che stai facendo la strada giusta, ok? Questo è quello che dico agli altri. Quindi è, è tutto, secondo me, è tutto molto semplice. Rendiamola molto semplice, perché una volta che abbiamo capito che è l'uomo quello che conta, che dà il consenso, e che quindi chi dà il consenso? Ha il potere. Basta. Vero, vero, vero. Guardate che c'è, <ride> per, risolvere, per risolvere la situazione ci sarebbe anche un processo che veramente dura qualche decina di minuti, non di più. L'unica cosa ci vorrebbe una coerenza tra le persone, no? E sarebbe questa. Io dico sempre che ognuno di noi è identico, dal Papa a chiunque altro, all'ultimo uomo sulla Terra o all'ultimo nato sulla Terra, vale uno. Ognuno di noi vale, il suo valore è uno, è identico per tutti, e può decidere se cedere questo valore a qualcun altro, lui diventa zero, niente, quindi sottostà alla persona a cui è dato il suo valore che è diventata 2, che già diventa predominante su tutti gli altri uno. Ok? Questo, succede, questo è l'aspetto della politica quando facciamo, diamo i voti. Ma se tutti quelli che hanno in mano uno semplicemente si girassero dall'altra parte che valore potrebbe avere il sistema uno non ha valore è sceso al nostro piano e come girando semplicemente le spalle questo è un aspetto utopico perché mettere tutti d'accordo su un'azione un del genere sarebbe meraviglioso però è è la realtà dei fatti è quella, cioè chi è là è perché ha preso un 1 di qua, un 1 di là. Chi ha preso più 1 è diventato più grande, più potente. Gli altri sono 0, quindi sono sotto, eh, sono degli zerbi, Non c'è possibilità di fare altro. Quindi teoricamente questa sarebbe una pratica veloce. Però come facciamo, Paolo? Mi piace eh, assolutamente parlare con te stasera, anche perché ti metti in gioco e questo denota. La volontà di non solo dare un contributo, ma proprio di, di far arrivare la propria conoscenza, perché tu ce l'hai, non c'è niente da fare, se cioè no non, non apriresti il microfono. Grazie. Non sei qui per fare due chiacchiere, e mi, grazie, puoi rimanere col microfono aperto ogni volta che vuoi. Ma quello che mi piacerebbe, io ho fatto tantissime traduzioni delle leggi naturali, okay? le ho messe a disposizione del canale, sul canale ci sono. Ma c'è tanto ancora di più da studiare e non è facile trovarlo. Tu hai qualche cosa da poter integrare, diciamo così. Allora, guarda, secondo me, ti ripeto, al di là di studiare le, le, tutte le varie leggi, leggine, norme, che noi siamo nell'ordinamento giuridico italiano, c'è cioè l'ordinamento che ha più norme di tutti, quindi è il più incasinato di tutti, neanche ah, gli avvocati li sanno. Quindi la confusione è quella che loro vogliono. Secondo me basta capire questo di concetto, non c'è da parlare tanto. Cioè, c'è da, da capire che loro hanno bisogno del nostro consenso. A questo punto, nel momento in cui si è capito questo, bisogna però noi, cioè chi ha capito, deve cercare di non utilizzare più il sistema. E' è per questo che io sto cercando anche altre strade, quindi sto cercando anche eventualmente di parlare con gli avvocati, che conoscono molto bene la Costituzione, almeno l'hanno studiata, quindi... Eh, però devono essere avvocati in onore quindi vuol dire che ci devono dare una mano perché una volta che noi abbiamo compreso da soli non è che loro ce lo hanno detto perché visto che loro questa roba qui la conoscevano da prima perché non si sono esposti prima allora facciamo un match tutti quanti tutti i percorsi dell'autodeterminazione tutti gli avvocati che hanno una grande coscienza e un'anima vera come stanno dicendo di avere mettiamo insieme queste due cose e togliamo per favore quello che ci rende schiavi, ossia il denaro, perché è su questo che si discute, cioè su questo che si fanno le conferenze, è su questo che gli avvocati adesso vedono un grande mercato, litigano, ok? Mentre noi siamo la merce di nuovo, un'altra volta me questo personalmente individualmente come penso anche a tutti voi perché gli avvocati che si stanno interessando di questa autodeterminazione visto che stiamo parlando di questo sono una decina le individui che stanno facendo corsi e conferenze dal 2012 2013 perché da quel momento è successo quindi ci sarà un qualcosa che è successo in quel momento per cui questa grande autodeterminazione si è poi dopo evoluta in tutta Italia nel 2020, quando c'è stata la necessità. Allora, veramente, tutte quante queste 20-30 individui sono così in onore? Bene, cominciassero a parlare togliendo di mezzo quello che rende il conflitto tra di loro, secondo me, che è proprio questo. Io sono più bravo, tu sei meno bravo, io dico le cose vere, tu dici le cose false. Secondo me. La cosa vera che abbiamo compreso tutti quanti è che l'uomo sta soprattutto, giusto? Allora, partendo da questo di presupposto, cerchiamo di costruire tutti quanti insieme chi ne ha la volontà e la necessità, penso ormai in tanti siamo, perché se no, qui queste conferenze nel, prima del 2020 non avremmo neanche pensate, di. Unirci, cioè di, non, de non devo parlare io solamente, perché qui la conoscenza fondamentale è questa: che l'uomo sta sopra tutti i diritti naturali, il diritto, il, cioè, scusa, il diritto positivo, il diritto internazionale, come già abbiamo detto prima. Detto questo, cerchiamo di, poi di andare a costruire un qualcosa per far sì che il sistema ci risponda, perché ci deve rispondere per forza. Sì, questa sulla è la mia proposta, te... eh. Sì, ma sulla risposta del sistema purtroppo non risponde, allora, a meno che non ehm, diventiamo importanti, pensa, però pensa che peccato poco fa si è generata, si è dato il via a una situazione che si chiama USU, che era interessante, non so se l'hai mai sentita, l'Unione degli Stati umani che voleva raggruppare tutte le eh, condizioni di autodeterminazione. In italia e anche all'estero ehm, mantenendo i vari leader ok non voleva mi approprio io di tutto il lavoro che hai fatto tu perché lo sai che l'ego è, è sempre una cosa è, è il vincolo primario no però fa, diceva questo allora noi possiamo fare una cosa se ci uniamo tutti quanti e quindi arriviamo al numero reale delle persone che oggi vogliono essere autodeterminate, possiamo accedere a una cosa stupenda, che è il, il, il passaporto internazionale. Eh? Perché ci vogliono 100.000 persone per richiedere, minimo 100.000 persone per richiedere il passaporto internazionale. A chi lo richiediamo, Roberto, però? Alle, alle due aziende al mondo. Che fanno il passaporto internazionale. C'era già tutta una comunicazione dietro, specifica per averlo. Era già tutto pronto: è già tutto, è ancora tutto pronto. Che cosa è successo? C'è stata una comunicazione verso i leader. Parliamo di quelli importanti, eh, non il sottotitolo. Ascolta, Roberto: se parliamo di leader, vuol dire attenzione che è molto importante questo. Quando si parla di leader vuol dire che si delega ancora, certo, se certo. deleghiamo vuol dire che la nostra vita è in mano a 30 leader e non va bene, non è autodeterminazione, Lo so. invece quello che dobbiamo cercare di fare e questo ti apprezzo molto è quello di rendere consapevoli, volenti o nolenti anche i leader e gli avvocati, tutti, delle conoscenze quindi quello che tu hai fatto secondo me ha molto più valore del passaporto internazionale cioè questa conferenza che magari in futuro può essere anche di invece che 20-30 persone arrivare a 300 tramite il passaparola, è secondo me molto più del passaporto internazionale, perché il passaporto internazionale, okay. il passaporto internazionale è semplicemente un documento che ti identifica e che è però riconosciuto dalle corporazioni di diritto privato. Quindi, se io vado a richiedere un qualcosa a qualcuno, vuol dire che sto sotto a quel qualcuno. Sempre, e, sempre, okay, certo, certo. Io non devo richiedere niente a nessuno, io devo notificare che sono vivo. E nel momento in cui io notifico che sono vivo, si può fare anche attraverso il sistema questo, eh? c'è un'autodichiarazione, c'è la legge eventualmente sì. che lo prevede. Se vogliamo ancora riconoscere la corporazione, faccio un'autodichiarazione di esistenza in vita, dopodiché... Il sistema, se proprio vogliamo parlare del sistema, sa che io sono vivo e sono sopra lui, non okay. devo richiedere nulla. E questo è anche questo utopico, in che senso? Questa è effettivamente la soluzione, no? Si scinde subito la cosa, perfetto, io ti comunico, guarda che sono un uomo vivo, sono tornato dalle acque, facciamo tutta la documentazione necessaria, sono, non sono più un soggetto giuridico, di conseguenza ci rapportiamo come tali, tu sei stato, io sono stato, ok? Questa è la situazione. Sta di fatto che lui ti dice perfetto, allora vai a fare lo Stato in un altro Stato. Bravo, è? infatti ah. è proprio questa. Per fare lo Stato in un altro Stato, non in un'altra parte, perché il ter la terra non è della corporazione. Attenzione, aspetta, aspetta Roberto, hai ragione su quello che dice. Infatti questo è il passetto ulteriore che dobbiamo fare, cioè andare a creare la comunità. Ma per creare la comunità, come hai detto prima, ci vuole il numero e non bastano i leader. Okay. Quindi quello che serve è la consapevolezza della gente che questa è la parte molto più difficile e apposta si chiama autodeterminazione individuale perché intanto dobbiamo cominciare a far comprendere che è questa la cosa più difficile alla gente che il potere ce l'hanno loro. Dopodiché, e questo è molto difficile da accettare perché siamo abituati da quando siamo piccoli a non avere responsabilità e noi anche le vogliamo le responsabilità. E allora se è così dobbiamo anche noi, e io ho presa coscienza di questo, pre prenderne coscienza, e se abbiamo capito che è così, non c'è soluzione. Cioè se, se, se su una popolazione, oggi qui siamo in 27, in 26 ad ascoltare queste storielle che diciamo noi, perché per gli altri sono storielle, non c'è soluzione. E la soluzione arriverà solamente nel momento in cui non ci sarà altra strada che questa: o vivere o morire, perché stiamo arrivando a questo arriverà l'identità digitale e anche i documenti che noi eh, notifichiamo non, non serviranno a nulla ma l'identità digitale ti renderà schiavo esclusivamente se tu utilizzi il denaro la moneta e sei legato comunque al supermercato per andare a fare la spesa quindi l'autodeterminazione vera è quella ci sarà nel momento in cui ci saranno delle comunità totalmente indipendenti lì non ci sono più documenti lì hai l'indipendenza ok tu ti ricordi L'Isola delle Rose, vero? E come no, assolutamente, me la ricordo, ma l'Isola delle Rose però è stata fatta da quanta gente consapevole. Aspetta, Il problema aspetta. non è tanto quello, addirittura non era su nessun territorio presidiato. Il diritto internazionale, certo, nelle acque, cioè come no? Sì, appuntata. sì. Ma benissimo, ma attenzione, attenzione, affondata, ma lo Stato, attenzione, quando ci dicono lo Stato siamo noi, no no, lo Stato non siamo noi, è il governo fatto dalla delega dei cittadini, ok, quindi, 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 a, voi pensate semplicemente se i cittadini un giorno, nel 60 ci stiamo arrivando anche lì e ci vuole solo, purtroppo tanti dicono che il tempo non esiste, ci vuole solo un po' di pazienza, arrivare al fatto in cui la gente non crederà più nelle istituzioni. E detto questo, le istituzioni che cosa possono fare? I leader delle autodeterminazioni che cosa possono fare se non hanno il consenso? Ma cosa, dove viaggiano questi quest individui? Viaggiano semplicemente sul fatto che a noi non ci è stato mai insegnato a prenderci le nostre di responsabilità. C'è sempre la maestra da, da, dalla Sido Unito, c'è sempre l'avvocato quando sei grande, quando ti fermano il carabiniere, ma che lei è avvocato? No, io faccio i miei interessi perché l'avvocato non fa i miei interessi, fa i suoi interessi che sicuramente non coincidono con i miei. Il, le, chi è il leader dell'autodeterminazione sicuramente ti darà le prime informazioni, come hai detto all'inizio, e sono perfettamente d'accordo. Ti racconta la storiella, ma te la racconta a pagamento, a volte poco pagamento, a volte tanto pagamento, quando il nome ormai me lo sono fatto. Io vorrei lasciare la parola. Se c'è, ma penso di sì, se hai voglia. Rebel, che mi hai detto una cosa interessante ieri mentre eravamo al telefono. Ciao, come stai? Ti non si vede con la telecamera che sono al buio. Ok, ok, ti va di dire se ti va. Eh? Mm, quindi ti chiedo prima, il consenso famoso ti va di esporre quello che è successo in prima persona che è una cosa positiva ovviamente è un bel risultato che ha ottenuto sì assolutamente nessun tipo di problema guarda eh, ci tengo a precisare che sicuramente non sono ai livelli di paolo perché non io eh, sono finito in tribunale ma eh, mi sono fatto assistere comunque da, da un avvocato dove ho dovuto spiegare in parte ne masticava già però eh, è la mia prima esperienza in tribunale, soprattutto su un caso penale. E sinceramente, non sapevo esattamente come muovermi, quindi diciamo un po' di paura comunque ce l'ho avuta. E dunque, praticamente è successo l'anno scorso: per un, un ritiro di una notifica in, in una caserma dei carabinieri, mi hanno chiamato, io. Era un anno che ero diciamo, autodeterminato, fatto, avevo fatto la dichiarazione di sovranità. Niente, eh, essendo in onore, ho, detto, ho risposto come amministratore del trust e eh, sono andato a ritirare questa notifica. Carabinieri non ne hanno voluto sapere, eh, mi hanno denunciato l'articolo 495 dopo avermi fatto praticamente la perquisizione per cercare i documenti e in più mi hanno fatto tutta l'identificazione quindi schedato in tutte e per tutto dove ho continuato a dichiararmi rebeldia aspetta e... scusa posso chiederti una cosa perché se no mi scusi una cosa quindi tu vai alla stazione dei carabinieri sì. e lì nasce il problema lì Rilassi... nasce il problema sì esatto perché ti chiedevano dei documenti che tu non volevi esibire non avevi giusto dietro No, io ho portato solo e esclusivamente la dichiarazione di sovranità, perché certo. per me, essendo in onore, ho detto quale motivo migliore per, per farla diciamo per applicarla, per farla valere. Ok, ecco, questo è interessante. Come, come vediamo, ecco, le soluzioni non sempre sono uguali, vai, vai pure. E niente, allora hanno cercato in tutti i modi di, di, di farmi di riconoscermi come il mio cognome e nome. Io ho insistito anche quando sono. Stato schedato continuato a dire rebeldia genitori e ho dato la, il domicilio della, del trust e è andato lì nel senso ho detto anche che non avrei dato il consenso scritto e tutto ho ritirato questa notifica appunto come amministratore il tutto è andato avanti eh, ho fatto tipo tre udienze dove comunque ho procurato tutte le varie documentazioni in tutte e per tutto eh, i vari passi successivi perché ho poi fatto anche il, il codice fiscale extraterritoriale eh, niente praticamente tutto è andato avanti la cosa si è conclusa il, il 29 di maggio dove praticamente sono stato assolto e guarda devo essere sincero in parte devo dire anche grazie diciamo all'avvocato perché obiettivamente ha capito tutto quello, mi ha ascoltato, ha capito tutto quello che era il mio concetto di autodeterminazione, si è appellata alle leggi che ne faceva parte il, diciamo, la dichiarazione di sovranità, ha depositato tutte queste cose qua e sono riuscito a essere assolto. Il concetto è questo qua. Ok, N Dovrebbe essere una buona causa pilota, detto anche dall'avvocato, perché comunque è stato depositato io anche in tribunale mi sono presentato sempre comunque come rebeldia, non mi sono mai, mai riconosciuto nella finzione giuridica. E eh, per, posso dire, a livello di esperienza mia personale, che eh, tutto quello che mi è stato detto e raccontato. Tra virgolette non dico che siano fuffa, ma non funziona sempre come per quanto ci sia la consapevolezza e tutto. Sia il giudice che il PM che inizialmente voleva dare alla mia finzione giuridica otto mesi eh, di, di carcere, eh, diciamo che o non, non ne sapevano niente, parlo del Tribunale di Torino, o eh, volevano far finta di non sapere nulla. Vabbè, bene, allora a Torino sappiamo che è un posto critico. Sì, me l'hanno detto tutti. Sì, c'è proprio un forte conflitto. D'altronde siete in tanti che sprigionate queste energie, che poi sono energie positive eh, di libertà, e, e se ne sono accorti, quindi anche la procura tutti quanti, stanno, stanno divulgando quegli, quelle leggi amministrative interne che non hanno valenza, ma le stanno facendo rispettare. Allora, però, potrei fare una cosa. Ecco, su una Guarda, cosa. Guarda, il PM ti, ti anticipo, solo, anticipo solo una cosa. Il PM addirittura voleva attaccarsi, arrampicarsi sui vetri dicendo che comunque la mia dichiarazione di sovranità era un inizio di percorso. Ed è, da lì diciamo che non mi hanno neanche poi più fatto parlare, perché io successivamente poi sono andato a far mettere le apostille sul, uh, sull'esistenza in vita. E per loro non aveva valore la notifica sulla diciamo la, la notifica della, della dichiarazione di sovranità perché mi ha detto addirittura, eh, ma le hanno poi risposto? Ha detto no, c'è stato tacito la dopo i 30 giorni e ha detto, ah, come per dire, allora non vale niente. Quindi su tante cose, per quello che è stata, ripeto, la mia esperienza anche quando ho parlato di trust, della legge 364 e tutto di quello che poteva. Concernere il discorso, per me cascavano o dal pero o proprio mi prendevano, in, cioè proprio papale papale in giro, perché obiettivamente per me è come se parlassi arabo. ma Attenzione, eh? cioè eh, il giudice non è detto che debba sapere queste cose, non tutti lo sanno ed eh, è per ma, questo eh, che le figlio, sentenze. Quando, questa è stata la quarta udienza finale, dove cioè, con, anche con l'avvocato inizialmente mi ha detto. Secondo me ti conviene tra virgolette, ammettere la, la colpa tanto sei incensurato, ma le che vada ti fanno fare i servizi socialmente utili. Io ho rischiato da quel lato lì. Cioè, io, la mia finzione giuridica, perché io comunque non mi sono mai riconosciuto. Però, eh, non, non so, cioè, ripeto. Mh, Avrebbero dovuto leggere, che era quello che avevo detto con tutta la gentilezza di questo mondo ai carabinieri, perché comunque c'era scritto tutto. Io non ho mai negato, io mi chiamo Carlo Alberto Mirabelli, non ho mai negato di esserlo. Io ho sempre detto di essere l'amministratore con tanto di documento, però non gli è fregato niente. cioè Si sono addirittura eh, sì, tardati alla, alla parola fraudolentemente, che è scritto sulla dichiarazione di sovranità. Quindi, secondo me, non l'hanno neanche proprio neanche letta. E la cosa che, secondo me, ha fatto forza è stata la legge 364, dove anche un avvocato ha confermato che il mio percorso di sovranità individuale era del tutto legale. E quindi, allora. in quel caso lì posso dire che eh, se fossi stato da solo, non so se mi avrebbero ascoltato come con un avvocato. Bene, eh. Se per te va bene, se eh, per te va bene, se ti fa piacere. Ti metterai sì. in contatto con le persone giuste, ok? Ma per valutare se il tuo caso che è andato a buon fine, anche se abbiamo capito, con un certo, una certa dose di fortuna o non so cosa. Buone se... vibrazioni, direi. Eh, lo so che sono le vibrazioni, e eh, lo so. Ma cosa ne dici? Se andiamo a studiare un po' più approfonditamente, se si può invece creare qualcosa di consolidato attraverso degli avvocati. Che, fanno, che ci credono, che sanno cosa significa, e dare la possibilità poi agli altri, magari, di potersi difendere come meglio che nel tuo caso. Ti va di confrontarti con chi di dovere? Guarda, assolutamente. Perché, la, guarda, io ne ho già parlato con eh, altri amici, eh, spero tra 60 giorni, perché sarà il 29 luglio, dove, quando depositeranno diciamo, la, questa sentenza finale, no? Perché devono scrivere tutti i vari. Si dice sentenza, scusate l'ignoranza, ma non. Sì. non so... cioè, dove depongono, cioè, dove scrivono poi tutto quello che è stato il motivo per cui mi hanno assolto. Sì. Sì, sì. Ok. Eh, il 20... Dal 29 luglio dovrebbero uscire questi di... questo documento, che sicuramente metterò a disposizione di chi ne ha bisogno, nel senso che se può essere una sentenza a favore dell'autodeterminazione, assolutamente, anche in tutte e per tutto per aiutare chiunque, nel senso che sia una causa buona. Io farei ancora una cosa però: c'è da andare invece a, a colmare i punti che possono essere debili, deboli. Quindi leggerla, conoscerla, eh, andare a fortificare i punti che hanno creato poi la sentenza e andare a vedere perché c'erano dei punti deboli. Per quello, vorrei, se sei d'accordo un confronto con chi veramente è con un piede di qua e un piede di là e vuole aiutarci ok vuole aiutare oh, però, ma... il mondo dell'autodeterminazione dell mm, proprio per creare uno strumento che poi ha un valore ma non un valore per te sì e per lui no deve essere un valore che, al quale poi tutti possono accedere e ci sono altre soluzioni questa sera in conferenza che hanno avuto dei confronti diretti con le autorità e possono dire ok ce l'ho fatta sì io non sono non ho una esperienza così forte come quella del tribunale però nel mio piccolo mi sono tolta alcune soddisfazioni e, e quindi devo dire che tutto quello che state dicendo questa sera eh, lo, lo devo assolutamente confermare Partendo dal fatto che mh, bisogna stare molto calmi, molto calmi. Io, eh, dunque, eh, la, questo lo riporto solo come esempio, eh, per dire che sono consapevole che tutto non, non, non potevo fare in quel momento. Quindi, eh, per, per una, questa è una cosa molto piccola, poi le soddisfazioni ve le dico solo. Ve le dico dopo, però questo è per dire quanto è importante stare calmi. Eh, in una delle tante manifestazioni l'anno scorso, eh, eravamo, ma, ma non era una manifestazione, scusa, era, una, era un incontro eh, a Modena dove c'era Sceusa. Era passato Sceusa, e nelle, nelle, in quelle occasioni Sceusa coinvolgeva uno storico per illustrare un po' la piazza, le, 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 alcuni monumenti storici nuovi, quindi dare anche un senso, diciamo, eh, culturale all'incontro. In quell'occasione, ovviamente, eravamo tutti senza mascherina ed eravamo all'aperto. E a un certo punto um, son, hanno iniziato a girare questi vigili e tutte le persone hanno iniziato a dire mettetevi la mascherina, mettetevi la mascherina, stanno arrivando i vigili, mettetevi la mascherina. Io ovviamente ero preparata nel senso che mi ero letta tutte le leggi eh, relative, quindi anche um, tutti i dpcm, i de decreti legge, tutte le cose possibili, quindi... Io sapevo di essere serena, insomma, stare senza mascherina, con il mio metro intorno, <ride> libero, e, e non ho voluto mettere la mascherina, però consapevole che cioè, l'unica persona senza mascherina sarebbe stata presa di mira, ho chiesto di fare un video, perché io non sarei stata in grado di fare il video e parlare in modo calmo, perché dentro di me non ero calmo e quindi è andato bene perché mi hanno fatto il video ovviamente sono venuti da me quindi quello che devo dire è che queste, questi vigili sono, oh, ce ne avevo sei intorno eh, vigili e carabinieri eh, sono partiti arrabbiatissimi cioè proprio molto aggressivi nei miei confronti e io ero invece molto tranquilla mi hanno dapprima invitato a mettere la mascherina e poi dopo, eh, e poi dopo niente. Dopo io non ho, non ho voluto. Hanno preso giù i dati. Eccetera. Però, tutto questo per dire che nella, nella, nella di come sono andate le cose è iniziato che loro erano aggressivi. È finito che io gli ho detto, quando è finito tutto, andiamo a bere una birra perché eh, vedrai che come dico io. E gli ho citato l'articolo 28 della Costituzione, gli ho citato tutti i DPCM, tutti gli articoli effettivi. Mi è arrivata a casa il verbale, ma poi non mi è arrivato la multa. Quindi di fatto mh, era niente. Era solo una cosa tanto per... Dovevo essere il capo espiatorio probabilmente in quel momento lì, però è andata molto bene. Alla fine eravamo proprio, parlavamo a parte da esserci dati del tu da subito perché insomma il mio percorso l'ho fatto qualcosa ho provato a applicarlo e, e sono persone umane sono esseri umani è spiazzati, spiazzati subito aggressione sì. da parte loro che hanno trovato non hanno trovato terreno fertile esatto però dentro ero molto esitata e quindi eh, questo eh. solo per dire quanto è importante stare calmi Dopodiché devo dire quanto è importante studiare, perché ehm, mi sono schivata diverse situazioni tipo delle multe, nel senso che ehm, una cosa proprio sciocca che non sapevo è che eh, mi hanno fermato per un controllo e non avevo con me l'assicurazione dell'auto, però l'avevo pagata e quindi, eh, ok questo esula dal contesto dell'autodeterminazione ma è l'atteggiamento che, che secondo me è importante e lì per lì avevo un po' fretta, sono andata eccetera loro mi hanno fatto il verbale invitandomi a presentarmi eh, con l'assicurazione ma questo Io, quando? Quando è successo questo? è eh, successo l'anno scorso Ah, quindi c'era già quello digitale, quindi cartaceo dove si Sì, esattamente, quindi, però io non lo plano. sapevo, esatto, esattamente, però io non lo sapevo perché ero ignorante e quindi mi hanno lasciato sto coso, ho detto sì, sì, va bene, vado, mi hanno invitato a presentarmi. Io mi sono dimenticata, cioè proprio probabilmente perché fa anche un po' parte del fatto che mh, comincio a pensare che non esistono, cioè nel senso ah, che non... Eh, per me non hanno proprio importanza, queste, non, non, non esistono più, anche tutti i personaggi politici. no? Quello, hai sentito cioè, proprio così, vabbè. Comunque, fatto sta che io non ci sono andata, mi è arrivato a casa il verbale verbale. 450 euro da pagare perché non mi ero presentata al comando dei carabinieri. Con l'assicurazione ho detto no, aspetta un attimo. <ride> e allora lì ho iniziato a studiare. Ho guardato tutte le varie leggi, è stato fuori. 445 del 2000, tutte le successive. E, insomma, ragazzi, è vero: ci sono le leggi a tutelarci è che noi non le conosciamo. Quindi, io sono andata là con tutto il mio, le mie, le mie. Ricerche, insomma, le mie le, le documentazioni e, e sono andata a chiedere di togliere la multa in autotutela. Ovviamente ho anche citato altre leggi, non solo il fatto che era giusto togliermela perché non sussisteva il reato. Ma anche per altre leggi che vengono a nostro favore, come quella, adesso non ricordo qual è, però che eh, fondamentalmente istituzioni e cittadini non devono aggravare eh, eh, la burocrazia con, facendo perdere del tempo con cose che non, non servono. Ecco. Quindi,. Mh, Dopo una settimana mi hanno telefonato e hanno confermato, sono andata là, me l'hanno timbrato, quindi me l'hanno tolta in autotutela. Voglio dire, bisogna sbattersi un po', però ci sono, ci sono. Ecco, poi va bene, altri piccoli episodi, però non ho più paura, questo che voglio dire, non, non c'è da aver paura proprio, secondo me. Basta, queste sono le mie piccole... Guarda, ti voglio fare un'altra domanda perché l'ultima parola è determinante non c'è bisogno di avere paura non ho più paura hai notato una differenza da quando non hai più paura Cioè, queste, queste diciamo leggere aggressioni l'aggressione non è il termine giusto ma queste situazioni sono andate a calare oppure non, non ma, vuoi fare allora una situazione de no, cioè, devo dire che non è che io le vivessi prima, non è che io ero in una situazione di angoscia, è che adesso sono più serena, tutto qua. Ecco, quindi eh, non è che io avevo, ero perseguitata ecco, da delle situazioni negative, eh, solo che adesso non... Se succede non hai paura a rispondere immediatamente. Sì, 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 adesso sono più serena, ecco. Non ho proprio cioè, ho eliminato tutta una serie di, di paure. La spiritualità la devo approfondire, ma è, è stata determinante anche questa per eh, agire sull'eliminazione sull della paura. Quindi esatto. ha sicuramente la sua parte. Noi eh, qui nel gruppo c'è Michael russo che eh, ci sono, se non sbaglio ci sono tre delle sue conferenze se qualcuno vuole prendersi rendersi conto di che cosa significa allora lui era ateo finché non ha salvato una persona che era morta da una decina di minuti ok? Era, aveva, era morta data morta e lui l'ha salvata. Da quel momento lì è come se avesse avuto una visione lui non è credente di una religione ma è credente di qualcosa di superiore ok e se sentite le sue parole e come gli arrivano in, in continua uh, successione una all'altra è qualcosa di, di veramente arricchente vi consiglio di farvi un girettino su su quello che è youtube e andare a vedere che cosa e come lo descrive veramente interessante ora Poverino, devo dire poverino, ho sentito, ha qualche problema alla trachea e quindi non può proseguire. Lui ogni 21 giorni dava un indirizzo nuovo, una comunicazione nuova. 21 giorni servivano per assorbire ciò che era stato dato, renderlo attivo, quindi inglobarlo dentro e poter accedere a una nuova comunicazione. Eh, oggi purtroppo adesso abbiamo saltato questa periodicità, peccato. Ok, invece c'è qualcuno... Vai Paolo. Cosa come, come si chiama? Michael Russo. Grazie. E eh, prego. Ecco, queste, queste sono esperienze che comunque vanno a fortificare, no? Sono realtà... Guardate che quello che ha detto Paolo è una cosa essenziale. Uno... Non posso uno aggiungere fine. una cosa? Sì. Non sempre ti danno modo di, pa di parlare, di, spiega di, di spiegare le cose. Nel senso che parlo del mio caso, che forse non hanno neanche specificato qual era l'articolo, è l'articolo 495 del codice penale, che è falsa attestazione di testimonianza da davanti a pubblico ufficiale. A me no, subito non hanno dato modo di parlare in nessun modo, per quanto io sia stato calmo e cerca abbia cercato di spiegare in tutto e per tutto quello che era il mio percorso e la motivazione per cui sono andato a ritirare come amministratore. Quindi da, bisogna sempre vedere chi trovi davanti. Grazie. Va bene. Allora, la nostra serata possiamo farla terminare qui? Perché vedo che c'è già un inizio di abbandono. Quindi <ride> sicuramente l'importante è che è arrivato qualche messaggio poi. Se vi fa piacere, questa comunicazione la possiamo ripetere. Ecco, è stato anche inserito, Massimo ha inserito, come si chiama, Curtis Kallenbach. Eccolo. Se quello giusto. Sì, confermato. Spero che sia corretto. Sì, sì, dovrebbe essere corretto. che L, Kallenbach. Volevo solo aggiungere una precisazione all'inizio della... Della, della conferenza su, per quanto riguarda il, le figure del Tribunale Popolare che si è detto che sono state arrestate, non è assolutamente vero. Ecco. Va bene, va bene, va bene. Allora, grazie a tutti. Se, se vi fa piacere approfondire un argomento, magari lo, lo elenchiamo all'interno del canale e vediamo di approfondire quel tipo di argomento specifico se abbiamo invece delle situazioni che si sono create alle quali però abbiamo avuto, un risultato, dalle quali abbiamo avuto un risultato positivo ecco questi sono elementi importanti da poter poi dare a queste figure come gli avvocati o il magistrato e vedere che cosa se ne può ricavare eh? per adesso vi ringrazio di tutto e alla prossima occasione. Grazie, 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 a, tutti. grazie a tutti. Buonanotte. Buonanotte a Buonanotte.